Amici ragazzi, figli della me, bentornati al nostro nuovissimo e fighissimo format Talenti di Periferia. Mi sono vestito da bullo da sala giochi proprio per questa. Ma quanti gettoni? Dammene due. Ma non ce li ho. Dammene due, oh. Funzionava così. Io li rubavo ai miei genitori i soldi perché non ce n'erano in casa. Eravamo poverelli. Aiutavo l'economia della casa rubando. Casa per giocare ai videogiochi. E i bulli li rubavano a te. E quindi manco cazzi. Piglia gli schiaffi da tua madre. Gli schiaffi dai bulli. E manco giocavi. Questo è perché rubare è instant karma. Ah sì, è così che funziona. Instant karma. Come instant karma, in realtà, è anche questa nuova nostra rubrica. Oggi parliamo di una cosa interessante, è uscito da poco il disco di Marra, sì. E ci siamo fatti due domande. Perché? E quando te l'avevamo chiesto, punto di domanda. La domanda vera è: si può rimanere vecchia scuola come attitudine, come suono, ma anche come testi? Personalità, oppure puoi rimanere te stesso senza però schifare le innovazioni tecnologiche, altrimenti vivremmo ancora nel medioevo, pure il culo che è pigne. All'ascoltatore del 2021 interessa realmente qualcuno che non evolve, che non stravolge, il proprio suono? Svolge il proprio personaggio, il proprio io, ma magari abbraccia delle cose nuove. Abbiamo fatto anche l'esempio di Gue Pequeño, sì. Che dice: minchia, fa la stessa roba da 10 anni, però cambia i beat, cambia i vestiti, cambia l'attitudine e rimane Gue Pequeño, quello anche un po', no, turbo goliardico, super goliardico. Però magari, sai, ti fa il Gue sulla trap, ti fa il Gue sulla drill, ti fa il Gue sul boom up, ti fa il Gue conscious. Che poi c'è anche mille sfumature che comunque rinchiude. Quante sfumature di Gue? Però rinchiuse tutte, non è una stronzata, rinchiuse tutte quante all'interno di un personaggio. Stata la ruba domani. Rinchiuso in un personaggio che in realtà poi sulla scena non viene identificato come un voltagabbana o un bandierina, una bandierola. Sì, viene identificato come Gue Pequeño, che è un rapper poliedrico e può fare qualsiasi cosa, che poi ci piaccia o non ci piaccia, quali sono gusti personali. Esatto, come Marrakesh, che è rimasto sempre Marrakesh, però al posto di seguire le tendenze come Gue, che è sempre stato un po' modaiolo, sai, Gucci, Fendi, Benetton, sì, certo. Ciabone, mulatte. Qual è la moda? È l'amore per la moda, certo. La grande moda. Io amo la moda, no? Non ho mai detto di amarla così tanto. Sei uno cool te, eh? Sono coolissimo. Sei un po' un cool. Amici miei cool, ragazzi, vado un botto di... Poi con la barbetta e il cappellino. Capito. E invece Marra cosa ha fatto? Ha evoluto, ha sperimentato. Lui si è autodefinito, tra virgolette, pop. Perché sai, passa in radio, certo. Fa quelle cose, sì, perché per lui l'evoluzione era diventare pop e non commerciabile e non troppo e barona. E non diventare nuovo. Esatto. Però anche lui a suo modo ha abbracciato un'innovazione, certo. Ha iniziato, ha provato a cantare, a fare delle chiavi melodiche, che anche fossilizzato. Non è rimasto fossilizzato rimanendo lui. Ora, tanti ragazzi che iniziano a fare rap, magari hanno iniziato nel 2000, quando per noi il rap aveva già dato tutto. Sì, è vero. Perché poi la musica e l'amore sono morti nel 98. Però se ci pensi, aveva dato tutto, ma in quella sua forma. Sì, per noi nel 2000 il rap, boom, aveva già dato tutto. Sì, è vero. Era uscito Fabri Fibra e quindi il rap era morto. Sì. Insieme all'amore. Però un ragazzo del 2000 che ha conosciuto, per lui la vecchia scuola è il rap del 2000, no? E pensandoci, siamo nel 2022. Cazzo, è super vecchia scuola. Per loro. Vent'anni di vecchia scuola. Per loro, noi siamo giurassici già, no? Sì, vabbè, ma io ascoltavo Corona quel periodo, cazzo. E non Corona quello che perde i denti. Sì, però vince le cause. Io non mi sento di fare questa, anzi mi dissocio dagli applausi. No. E lo dico solo per motivi legali. E quindi un ragazzo che magari gli piace giustamente anche la roba nuova, un po' più drill, un po' più trap, un po' più anche scaffazzona di adesso, che è clubbona, certo, no? Si ricorda che nel 2000 c'era anche altra roba. Ci può tentare, rimanendo con una personalità e delle cose sue da dire sue, per non fare come i vecchi puzzoni che sono rimasti nella loro comfort zone, che magari fanno una roba fighissima, ma bella, ma fanno quella da 20 anni. Vuoi fare un esempio? Lord Madness. Vuoi fare un esempio? Sì, però guarda, l'altro giorno sentivo un'intervista bellissima di Nerone, se non sbaglio, non voglio dire una cazzata, che diceva: non mi parlate dei... No, forse non era Nerone, aiutatemi qui sotto chi lo diceva. Non mi parlate dei... Trova la cheat. Colle del Fomento, perché io quel tipo di rap lo ascolto, mi piace, ma mi piace perché sono i Colle del Fomento. Se qualsiasi altra persona facesse quella roba, non sarebbe accettabile. Oddio, in questo momento. Roba? Non mi ricordo. Lo puoi fare perché
sono i Colle. E quindi puoi ascoltarlo, è bellissimo, anche se ti suona perché un po' più vecchio. Sono iconografici, no? Sono quello. E sono sempre stato quello e non sono mai cambiato. Bravo. Se lo fa un altro, dice un altro. È come Sfera, no? Cavalcando il trend che era attuale quando è uscito lui, si è creato un personaggio e non lo mollerà più. E resterà lì nella sua comfort zone e farà sempre quello come fa, sempre quello da 5 anni. Però la personalità è sua, è lui. Però se l'è creata, è appunto come i Colle. Esatto. Ci sta, ho trovato una formula che solo mia piace, resto nella comfort zone, non mi spingo oltre, che chi me lo fa fare, che poi mi dicono non sei più quello di una volta. Contando anche che la nuova generazione ormai non è più neanche Sfera Ebbasta, ma c'è Rondo, quindi quella generazione più drill. Perché ti sto dicendo questi nomi? Perché in questo momento questi nomi sono i più grandi e importanti delle scene rap italiane. Che altro, i più ascoltati come esponenti di un filone. Ma diventano importanti nel momento in cui poi cambiano trend, attenzione. Quindi se Marra fa questo quest'anno, e sono 2 o 3 anni che fa questo, Marra diventa iconografico, icona per quel genere lì. Sì, però Marra è Marra, non lo vedo neanche come un'icona più. Ormai con l'ultimo disco è diventato Marra, non è diventato più una branca coca rap milanese. Allora facciamo così, dall'uscita di Persona, sì, secondo te il modo di fare rap di quelli un po' più adulti è cambiato ed è rimasto quello di prima di Persona? Stanno tornando, quelli un po' più adulti stanno ritornando a fare il conscious puzzone. E quindi cosa possiamo dire? Che quando è uscito Persona c'è stato un giro di boa da parte di chi voleva fare quello? Sì, c'è stato seguire un'altra cosa, senza però mai concentrarsi su quello che volevano fare loro. 3 persone molto importanti, ripeto, ci piacciono o non ci piacciono musicalmente, dobbiamo prendere atto di quello che stanno facendo. Sì, sì, anche Rondo quando è uscito ha creato tutto quel filone lì e tutti volevano fare Rondo, Sfera, tutti volevano fare Sfera, Persona ha fatto conscious, tutti volevano fare conscious, questo è un problema anche di chi non ha personalità e va dietro a quelli bravi che fanno una roba loro. Sono d'accordo. Creano dei filoni, come nel 2000 erano tutti, sto i miei demoni in casa a puzzare, sì, sì, insert perché io il disagio. Poi è diventato tutto, vado con Costanza a fumarmi le canne su Marte. Quello è stato Fibra. Ed erano tutti ti così. Ti posso identificare periodo per periodo i king di chi ha cambiato. E secondo me in questo momento ci sono 3 sottogeneri musicali. C'è che il drillone. C'è Sfera. C'è Marra e c'è Rondo. Sì, questi 3 generi musicali rap in questo momento ne fanno da padroni. E Marra sono... per indicare quello adulto che fa robe impegnate, fighe, produzioncine, eccetera. Sfera quello un pochettino. E c'è un Gemitaiz anche che è lì. Però Gemitaiz è Gemitaiz. Sì, io lo metto in quelli che già diventano un po' più sull'indie. Quindi quel filone un po' indie alla Coez. Che mo ci siamo dimenticati. Che anzi, il primo fu Gemitaiz è più indica. Cassativa. Ci hanno consigliato Pino, che è un ragazzo di Firenze. Ormai con internet, se sei bravo, poi adesso non sappiamo se è bravo. No, non lo sappiamo. Però lui ci ha detto, guarda, lui ha le radici della vecchia scuola 2000, però vuole fare qualcosa che non esclude totalmente la roba nuova. Vediamo se lui ha personalità, però. Proprio per questo il discorso che abbiamo fatto era cercare di matchare queste due cose. Può venire un bellissimo crossover, come può venire una bellissima merda. Sì, poi dipende lui se ha degli argomenti validi. Anche argomenti non per forza originali, ma spiegati bene. Beh, io già dal titolo ho un po' di paura. Infami in rubrica è una cosa che già sento trita e ritrita da tanti. Ma vuoi vedere quanti infami in rubrica io? Vuoi fare il conto? Per questo è una cosa già vista. Però secondo me ci si può rispecchiare. Produzione sterza, vai. Vai. Il corvo, impressionante. Ma è vero, cazzo. Ma perché? Lascialo bruciare. No, che l'ho vinto l'asfalto. Ah. Eh? È Sapo Bulli. Ok, da solo. Oh, brecca, no? Figo. Non è brutta, eh? Ma non mi sembri una cima. Che freddo. Che caldo. Lo stiamo trappando. Collare, finti puttana. Aspettami, mai bravi. Come un parlamentare. Ma è figo. Entra nelle sporche. Si stupisco. No, sono geniali. Che spesso chi fa il pazzo c'è soltanto il cazzo picco. No, che io ce l'ho durissimo e che niente ti aiuta. Bravo, tipo, è figo. Bello il beat anche. Sì. Figo. Cambio più sim che c'è. Fax e c'è l'IVA. Fax e c'è l'IVA. Però l'effetto dei colpi no. Ma sì, è volutamente trash. Ah, dici? Non li voglio. No, un me le sporche. Fallo. Wow. Io ho capito anche il connubio tra vecchia e nuova. Sì, però i 3 ritornelli. E forse sono i 3 ritornelli. Capisci, non ho infami rubrica. Ehi. Comunque si capisce. La guardalo. Uè.
dai, Breaker, raga. Guarda lì. Ma ciao! Possiamo firmare una petizione più Breaker o meno moda nei video, per favore? Oh, mancava solo gli scratch. E si vede che è un coglione. Come dice Inoki. Allora, il pezzo mi è piaciuto, sai perché? Ho capito che lui fa i contenuti di adesso, sì, con il flow vecchio. Sì. È una figata. Anche se ogni tanto c'era il flow di Stappo Bulli, sì, quindi c'era quella roba nuova. Però i contenuti di adesso, in realtà, li ritroviamo nei vecchi. Ah, certo. In alcune cose erano vecchie. Erano dette in maniera differente e quindi ci sembravano chissà quali grandi verità. E invece adesso vengono dette in maniera più leggera e quindi per noi diventa una cosa quasi scontata. Forse è il modo in cui viene detto un argomento. Ciò non toglie che il prodotto è molto carino. È acerbo. Perché acerbo? Perché ci sono alcuni non posso dire a me ce n'è di roba acerba così? Sì, perché però io sto parlando tecnicamente di mix e la voce magari è un po' sotto. Lì guarda, sono robe tecniche che non me ne frega un poi, cazzo. Poi secondo me c'è anche una questione di flow un pochettino troppo robotico. Quella è la roba vecchia. Forse era meglio che rimaneva vecchio. Però aspetta, lascia stare che sei appena svegliato e sei ancora rognoso. No, sono rognoso, no, guarda che mi è piaciuta. A me è piaciuta però tanto. C'è da dire le cose. Ovviamente non si può paragonare a un prodotto con superproduzione. Questo cazzo. Ho capito. Però se siamo giusti che quando diciamo prodotti di superproduzione che magari ci sono degli errori di mix e master o cazzate. Sì, critico Guè, devo criticare anche lui. Per carità di Dio. Però per un ragazzo giovane tutta la vita giovane che fa una roba così, mi ha fatto divertire. Il bello e le sporche divertenti. Freestylone. Mi piacciono i passamontagna perché vengono usati decontestualizzati. Questa è la nuova scuola. Decontestualizzare le cose è nuova scuola. Decontestualizzare. Se nascono per un motivo diventano subito moda. Quando la moda si appropria di una cultura, la distrugge. Proprio perché gli va a togliere il significato e quindi la calpesta. Però ragazzi, i breaker giovane anche, i breaker, il parchetto, il Jack Daniel e sto in fissa. Io credo che comunque come noi per diciamo che vengano estrapolati passamontagna a un tipo di cultura, possiamo anche dire che anche il breaking qua viene estrapolato e inserito in un contesto che è molto lontano. Ok, hip hop. Perché è hip hop, ma non è hip hop vecchia scuola. Cioè dobbiamo capire che c'è un'evoluzione. Però quindi te lo sei portato, la fusione, non l'hai appunto, figo. La fusione del crossover che sta venendo fuori con questa roba del passamontagna e il breaker è rove. Sì, è vero. Io poi mi fossilizzo perché oggi passamontagna quando non sono usati per gli attentati dell'Ira. A me è piaciuto un sacco. No, ma certo, ma infatti. Oh, a me è piaciuto un sacco. Più roba così sarebbe anche più divertente. Non da solo fare, da spingere siamo contenti, perché non ti mette l'angoscia, no, e neanche la il cringe. Anzi, la lo vedete nelle strofe, nelle sporche. Le sporche sono la cosa più bella del mondo. Che freddo, che caldo. E poi con la voce dell'Orso Balù. Sì. Andate sotto il suo video a scrivergli quanto cazzo è bello l'Orso Balù quando entra nella fregna. Oh, rabbia. Che sei il maestro. Bah. Quello era Winnie the Pooh. Bah. E vi lasciamo qua sotto il link del ragazzo. Andate, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. E soprattutto cosa ne pensate del discorso. Lui si chiama, che abbiamo fatto all'inizio. Lui si chiama Cappino. Diahane. Diahane. Infame in rubrica produzione Sterza. Lo trovate comunque il link qua sotto. Fateci sapere. Bravo Sterza. Mica cosa... male. Avrei messo più trombettine e più sax. No, poi sarebbe diventato quarta. Sterza. Sterza, quarta, quinta. Ciao.